Signor prefetto, è stato individuato il danno e adesso si metterà in moto la macchina per rimettere in sesto la rete idrica e ritornare a garantire l'erogazione dell'acqua. Come? Sono tre le fasi che si stanno attuando in questa fase. La prima è quella dell'individuazione del danno che è stato individuato nell'area di Via Napoli, in un tratto viario che è comprensivo dai 5-6 km. È stato individuato. La seconda è quella dell'intervento di riparazione, che è una condotta molto grande, una condotta di 1,70 m. Abbiamo a disposizione delle condotte che sono di 1,60 m e di 1,80 m, quindi bisognerà fare un'operazione di manicotti per questo ripristino. Sono presenti sia a Foggia e sia a Taranto, ma il personale dell'acquedotto è davvero molto esperto e molto eroicamente presente tutta la notte, sta lavorando al meglio. Il secondo tempo di questa fase è quella della fornitura di acqua con le autobotti e con le buste per le persone meno abili e per garantire l'effettuazione degli esami che ci sono. Oggi abbiamo addirittura degli esami per le patenti per categorie protette, quindi anche lì ci sarà un presidio particolare. Sono presidiati gli ospedali. L'ospedale di Unito ha una grande capacità autonoma di carico, l'ospedale più piccolino verrà alimentato con un autobot. L'attenzione in questa fase, molto 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 importante, è quella della potabilità dell'acqua, quindi garantire acqua soprattutto potabile. La terza fase è quella del bypass della rete idrica per consentire un ripristino, seppure con una potenzialità leggermente inferiore, ma il ripristino quanto prima possibile. Tutto questo sarà oggetto di un esame che andremo a fare qualche minuto in prefettura per valutare anche la necessità di chiedere eventualmente qualche soccorso alla Protezione Civile.